Raga, come potete vedere è martedì, voi sicuramente dal video dei Mayhem già l'avete visto. Comunque io sto esportando il video, quindi praticamente l'ho finito adesso. Vado a casa, me la vado a preparare per concerto. Stasera Ensiferum Dark Tranquillity, sempre all'Orion, vediamo come va. Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Wortsman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi siamo qui perché dobbiamo parlare di un altro concerto che c'è stato questa settimana. Guardate quanto sono contento che ho la maglietta degli Ensiferum finalmente. Allora, io innanzitutto vi ringrazio di cuore per... non mi aspettavo tutto il successo dell'ultimo video, sinceramente non me l'aspettavo. E data comunque sia la grande affluenza e dato che me l'avete richiesto, io vi porto ovviamente anche il concerto di Ensiferum e Dark Tranquillity. Giustamente me l'avete chiesto e... sono qui, le clip l'ho fatte, non l'ho buttate come ho detto. E niente, andiamo a parlare anche di questo concerto. Prima di tutto però volevo fare una piccola sponsorizzazione tra molte virgolette. Allora, oggi vi volevo parlare di un progetto che ho da un po' di tempo, con cui sto collaborando da un po' di tempo con degli amici. Il progetto si chiama Experiments. Allora, Experiments che cos'è? Experiments è una produzione. Una produzione, in poche parole, di contenuti audiovisivi. A noi piace praticamente il cinema, abbiamo tutta l'attrezzatura per poter girare e in poche parole ci dilettiamo, perché questa è la nostra passione, chi per una parte, chi per un'altra, a girare. Fino ad ora abbiamo girato un po' di corti, un po' di cortometraggi. E abbiamo girato l'altro giorno, pensate, un lungometraggio che è l'intervista di Tre, quella che se mi seguite su Instagram avete visto, è un wrestler italiano. Dove voglio arrivare? In poche parole. Stavo pensando con appunto loro di buttarci anche nell'ambito musicale, ovvero se siete una band di Roma e dintorni. Per adesso facciamo Roma e dintorni perché spostarci è un po' difficile. E volete un video musicale, ci si può mettere d'accordo, tanto ci veniamo incontro e diciamo ci facciamo un favore entrambi, diciamo. Noi piace girare, ci finanziate appunto la produzione e voi avete un video. Non vi preoccupate, comunque ci si mette d'accordo. Vi lascio 30 secondi di un corto che ho girato con loro, il mio primo corto che ho girato con loro, per farvi vedere appunto la qualità che abbiamo raggiunto. Fermati. Il mondo stesso è destinato a morire nel momento in cui persone come te si permettono di parlare al nome del Signore. La sai anche tu la verità. Il mio Dio non le fa le guerre. Quello che vi ho fatto vedere, signori, era Quarto Sigillo, il primo dei corti in cui ho partecipato per girare. Bando alle ciance, questo era solo per farvi vedere un po' la qualità che abbiamo. Se può interessarvi, contattatemi. Andiamo a parlare del concerto Ensiferum Dark Tranquillity. Questa volta, al contrario dei Mayhem, ero molto più fomentato. Vi faccio vedere come era la situazione prima di andare al concerto.
in poche parole. Altro giorno, altra corsa. Eccoci qua. Anche oggi è l'Orion. Oggi da solo, ma noi ce ne frega poco. Tra poco Enziferum e Dark Tranquility, cazzo. Sì, dai, regà, spacchiamo. Signori, stessa scena, altro giorno, sempre qui all'Agip. Aspetta, proviamo, eh. Proviamo a girarlo. Eccomi qua. Martedì 10, Enziferum e Dark Tranquility. Siamo carichi, a pallettoni. Mi sono caricato per bene. Sono dovuto tornare a casa perché mi sono scordato la mascherina. Perfetto. Direi che ci siamo. Ora non mi può fermare più nessuno, direi. Ma vediamo quanta gente c'è. Non vedo l'ora di entrare, raga. Vi dico solo questo. Allora, adesso ne parliamo. Sono praticamente arrivato che la situazione già era questa. E praticamente mi sono perso il primo gruppo che suonava. Tra l'altro non so neanche chi suonava perché non mi sono andato ad informare poi. Sono arrivato preciso, ma preciso per gli Enziferum. Mamma mia. Tra l'altro sul biglietto, sull'applicazione quella che avevo del biglietto, c'era scritto 8.30, 8.45 se non mi sbaglio, apertura porte. Erano le 8.46 quando io ho varcato la porta. Forse erano 8.46 e 47 quando sono sceso dalla macchina. Per cui ho detto, hanno appena aperto i cancelli. Entro dentro e mi ritrovo praticamente che hanno già suonato il primo gruppo. Va bene. Complimenti proprio per l'applicazione. Me ne ricorderò. Praticamente niente, sono arrivato e bello fomentato. Già c'era un sacco di gente. La transenna proprio col binocolo stavolta l'ho vista perché lasciamo perdere. Piccolo preambolo, Thalassic non l'ho ascoltato appena uscito. Io sono grandissimo fan degli Enziferum, ma questo album l'avevo un po' lasciato nel dimenticatoio. L'ho ascoltato 3 o 4 giorni prima del concerto e ho detto, Madonna che mi sono perso fino ad ora. È un grandissimo album che se non l'avete sentito andatelo a recuperare. Niente, allora, praticamente il concerto è iniziato con, vabbè, la loro intro, tranquilla, quella dell'album. Poi hanno fatto Ram, Woman e Victory, che ve lo dico a fa, quando l'ho sentita, seguita da Andromeda. E lì già, raga, io, cioè, vi dico, guarda, c'ho la pelle d'oca. Solo a nominarla c'ho la pelle d'oca. La cosa più bella, io sto leggendo un attimo la setlist perché... Allora, gli Enziferum, vi dico subito, gli Enziferum li conosco bene. Io sono andato lì quasi solo per loro. I Dark Tranquility li conoscevo molto di meno e un po' mi girode perché non me lo sono goduto quanto gli Enziferum. Allora, all'annuncio di One More Magic Potion, raga, vi lascio immaginare. Io in quel momento ho detto, non ci posso credere che la stanno facendo per davvero. Sì, hanno fatto One More Magic Potion e io, fomentatissimo, lasciamo perdere, non me l'aspettavo. Io tipo così, non ci credo mai nella vita che la stanno facendo. E nel frattempo non mi ricordo quale canzone, io poi stavo abbastanza in mezzo per cui bogavo. Nel frattempo facevo storie su Instagram e pogavo, tra l'altro, ecco, visto che mi sono ricordato, su Instagram, sul mio Instagram, trovate tutte le storie di tutti i live a cui sono andato, stanno nelle storie in evidenza, quindi è un buon motivo per andarmi a seguire anche su Instagram. Dicevo, mentre pogavo, facevo storie su Instagram, a una certa mi sento bussare, tipo, mi toccano, mi giro e a una certa mi saluta Manuel degli Ulfednar, che... all'inizio non avevo riconosciuto proprio. Poi mi indica la maglietta e lì ho proprio, ah, ma sei Manuel? Ho fatto no, vabbè. E niente, quindi ho beccato pure Manuel, che saluto, e poi ho passato la serata con lui. È stato fighissimo anche con lui. Allora, dicevamo, Treacherous Gods. Che ve lo dico a fa. Allora, signori, arriviamo alle ultime tre.
arriviamo qui proprio al momento più bello della serata. Allora, In My Sword I Trust, che ve lo dica fa, che ve lo dica fa. Petri, con una spada in mano, che annuncia la canzone. Io lì già ho capito, perché se tu mi vieni, se tu Petri mi vieni davanti con una spada, è che là là che è In My Sword I Trust. Cioè, vabbè, fa il solito discorso che adesso sinceramente non ricordo. Io già avevo capito, stavo fomentatissimo. Una certa, questa spada, io pensavo l'aveva tirata, pensavo la tirasse in mezzo al pubblico, invece l'ha tirata verso di fuori un membro della... sicuramente era un membro della sua crew. Dopo In My Sword I Trust è arrivata una delle canzoni che non poteva mancare, degli Enziferum, ovvero Lai Lai Ei. Mamma mia, mamma mia, quanto, a parte quanto è bella quella canzone, ma quanto abbiamo cantato, bellissima. La Lai Ei cantato, bogato, tutto, cioè, bello, bello, bello. E per ultimo, raga, e per ultimo la ciliegina sulla torta è stata... cioè, raga, mi stanno arrivando i brividi un'altra volta. Mi stanno arrivando solo ripensando che hanno fatto questa canzone. Come gran finale io non mi aspettavo facessero From Afar. Tra l'altro From Afar è una delle mie canzoni preferite, è uno dei miei album preferiti degli Enziferum. Io quando ho sentito da Petri dire From Afar, raga, cioè, fermi tutti. Porca miseria, cioè, raga, non ci credevo manco io. Non ci sto a credere manco io di aver sentito From Afar live dagli Enziferum. E che volevo dire? Allora, innanzitutto che non sapevo, non avendo visti mai gli Enziferum, non essendo mai andato a vedere magari neanche live su YouTube, non sapevo quale fosse la voce pulita, ovvero oltre a Petri c'è un'altra voce nelle canzoni che è la voce pulita e la fa Pekka, praticamente la tastiera. A parte, raga, tastierista Pekka, raga, cioè degli Enziferum. Allora, io per gli Enziferum, poi tanto l'avete visto comunque sia dai video, stavo praticamente al centro, c'avevo Petri davanti, io stavo lì. La cosa bella è che comunque si respirava una bella aria, c'erano molti fan degli Enziferum, perché come mi giravo vedevo alcuni proprio truccati da Enziferum. Io avessi avuto il tempo e il modo l'avrei fatto anch'io, raga, ve lo giuro, mi sarei truccato come gli Enziferum pure io. Tra l'altro loro durante il concerto vedevo forse Marcus, chitarrista, che mentre sudava il trucco gli partiva, però cioè, eppure è umano, diciamo, è umano anche questo, cioè nel senso non è che non puoi sudare. Detto questo, dovrei recuperare la foto degli Enziferum. La recupero, perché la recupero, l'ho trovata. Praticamente nella foto degli Enziferum mi potete vedere, sto qui. Dietro di me c'è Manuel con la maglietta degli Ulfednar che sponsorizzava il gruppo, così ha alzato la maglietta degli Ulfednar, grandissimo. Che taglio che sei, mamma mia. Finita la scaletta degli Enziferum, che era abbastanza ridotta, sto vedendo, in confronto a quella dei Dark Tranquillity. Usciamo un po' di fuori, ci riposiamo. Dopo un po' rientriamo. Io comunque ho avuto modo di fare amicizia con anche due amici di Manuel, che saluto anche loro. Vi parto con il dire che io non conosco benissimo i Dark Tranquillity. Conosco qualcosina dell'ultimo album e ho ascoltato, diciamo, le prime canzoni che stanno sulla classifica di Spotify. L'ultimo album qualcosa ho ascoltato molto bene e sicuramente me li recupero come posso, perché Dark Tranquillity, regà, è ovvio che vanno recuperati. Mi dispiace essere andato al concerto non conoscendoli bene, però io sono andato più per gli Enziferum, dico la verità. Allora, entriamo, ci mettiamo lì come al solito. Come ho detto, transenna impraticabile, almeno tre file di gente già ci stava. Iniziano con Iron Man, proprio la canzone dei Black Sabbath, che tra l'altro io non mi aspettavo, cioè io l'ho visto perché sto leggendo adesso la setlist che ce l'hanno messa proprio Iron Man. Ho fatto, no, non è possibile. Non era come al solito, quando, cioè, avete presente quando tra un gruppo e un altro c'è sta la musica di sottofondo,
No, qua hanno proprio spento le luci, se non mi sbaglio, e hanno messo Iron Man forte, proprio forte, non basso, a basso volume. Dopodiché finisce Iron Man. Allora, io vado un po' veloce qui, nel senso, le canzoni che non conosco ve le cito, però vi dico un po' i miei pensieri in generale. Allora, iniziano con Identical to None, Transient e The Treason Wall. E poi Monochromatic Stains. Alcune, allora, se non mi sbaglio, qualcuna l'avevo sentita vagamente. Tra l'altro, bellissimo lo schermo che c'era dietro. Era veramente, ma veramente stupendo. Veramente bello, bello, bello. Arriviamo al mio momento clou, al mio momento fomento. Ovvero Ford... Ciao. Forward Momentum, regà, quando l'ho sentita io... Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di Forward Momentum. Scusate il gioco di parole, però Forward Momentum, regà, fatto il panico. Cioè, bella, canzone veramente bella, vera. Bella, bella, bella. Poi c'è stata Terminus, The Dark Unbroken, Punish My Heaven. E poi il momento di... un altro momento fomento per me, che è Atoma. Atoma... l'ho ascoltata e riascoltata tantissime volte. È proprio bella, 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 bella. Ah, cazzo. Atoma, mamma mia, quanto è stato bello sentirla live dai Dark Tranquillity. Poi Inside the Particle Storm, Phantom Days, molto bella, quella l'avevo sentita. Phantom Days, bellissima. Encircled, non ne parliamo, non ne parliamo. Terrell, scusate la pronuncia, però come ben sapete qui la mia pronuncia è un meme. Escono i Dark Tranquillity, fanno la prima, come al solito, no? Fanno la prima parte della scaletta, le ultime tre se le tengono per dopo. Al che escono, c'era un pischello vicino a me e che fa... ma come, già se ne vanno? Ma non hanno suonato... e mi fa una lista di canzoni, no? Che adesso non ricordo, in realtà. Ma non hanno suonato questo, 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 questo e quest'altro? Faccio... non te preoccupa che tanto mo escono. Vabbè, niente, sono usciti. Che poi il bello è stato... non mi ricordo se su State of Trust o Lost to Apathy. Comunque una delle ultime canzoni, non era l'ultima, forse Lost to Apathy, che era la penultima. Praticamente che è successo? Escono i Dark Tranquillity, rientrano subito dopo, tutti tranne Michael, il cantante. Cominciano a suonare, io faccio la storia, comincio a fare la storia su Instagram come al solito, e niente, a una certa sento che comunque Michael cantava, e dicevo, ma dove sta questo? Non è rientrato. Oh, piano piano, regà, comincia a girarsi tipo la gente dietro di me, col telefono, così, a fare video. Dicevo, ma qual è il problema? Cioè, non riuscivo a capire. A una certa mi giro pure io, mi vedo Michael in mezzo alla gente che cantava. Cioè, sulle scalette, in mezzo alla gente, io tipo, non ci credo. Cioè, raga, assurdo. Sono andato lì, ho cominciato a correre, sono andato lì, ho provato a farmi una foto. Le storie l'ho fatte. Ho provato a farmi una foto, è venuta un po' male. Vediamo, adesso me la rivedo un attimo, ma mi sembra che era venuta malissimo. Però c'ho le storie, quello sì. Si è fatto praticamente tutta la canzone in mezzo al pubblico, con la gente che si faceva i selfie, tutti coi telefoni di Cristo che gli venivano bene. Io ho il telefono scrauso, che porca miseria, fa certe foto che... mamma, che schifo sto telefono. Infatti mi vorrei rifare proprio per questo motivo. Sono arrivato a un punto che mi serve comunque un telefono che mi dia un certo tipo di qualità. Niente, come ultima canzone non poteva mancare ovviamente Misery's Crown. Misery's Crown, ovviamente la conosco come canzone. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Ultime considerazioni che voglio fare sui Dark Tranquillity, che, regà, cioè, il tastierista, che bestia che è. Martin, regà, io amo le tastiere, io amo veramente le tastiere. Che belli che so, che belli, proprio belli veri. Cioè, regà, i Dark Tranquillity, io vi posso dire che, pure se non li conoscete, fidatevi di me. Io che non li conoscevo, sono andato a vederli, ne vale la pena. Ne vale veramente la pena andarli a vedere. Finito il concerto, la foto se la sono fatta loro, però non l'ho trovata. Non so che fine ha fatto, però vabbè. Niente, praticamente vado al merch poi. Stavo lì al merch e dico, vabbè, che me faccio? La maglietta degli Enziferum, ok. Però non sapevo quale farmi, perché c'era questa con le date del tour dietro. Quando mi faccio vedere. Questa qua. Ok.
che poi vabbè mi sono fatto questa quella date del tour. C'era oddio l'album Enziferum, se non mi sbaglio, un'altra di Thalassic, e poi c'erano varie molto generali che non mi piacevano tantissimo. Poi c'erano quelle dei Dark Tranquilli, però volevo quella degli Enziferum, e poi niente, alla fine ho deciso questa qui proprio del tour. Niente, poi sono fermato lì un po' a chiacchiere, ecco. Poi ce ne siamo andati a casa. Bella serata, regà. Veramente Dark Tranquillity, incredibili, ma è pure inutile che ve lo dico, cioè, nel senso, perché comunque, cioè, se li conoscete lo sapete. Cioè, io a fine concerto ho detto, questi sono proprio maestri. Questi Göteborg Sound, sono dei maestri. Punto. Sono rimasto veramente stupito. Live veramente rendono tanto, incredibile. Cioè, sono mostri da palco. Cioè, si è vista proprio la differenza tra Enziferum e Dark Tranquillity. Nonostante io ami gli Enziferum, la scena, il palco l'hanno dominato i Dark Tranquillity. Lo dico proprio tranquillamente, non mi faccio problemi. Nonostante sia fan, c'è da dirlo. Niente, signori, detto questo, penso di aver detto tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Fatemi sapere se c'eravate nel concerto. Tra l'altro me l'avete già fatto sapere sul concerto di Mayhem, che alcuni di voi ci sono venuti, a quello di Dark Tranquillity. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che, come al solito, parla delle proprie passioni. Se pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel mi piace. Se ancora non siete iscritti, io vi consiglio di iscrivervi, così almeno non vi perdete i prossimi video che arriveranno nel canale. Tra l'altro, il prossimo sicuramente sarà una bella bomba. Già ho registrato la parte del mio ospite, che sarà Yuri Mangione, Vampire Hunter 85. Chi mi segue su Instagram già sa di cosa andiamo a parlare. Quindi, detto questo, signori, grazie ancora per essere arrivati fin qui. Ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti.